Allora, salve a tutti, benvenuti nella cucina dello Zozzone. Oggi vi insegno come si fa l'uovo sbattuto. Allora, si mette lo zucchero, io ho lo zucchero di canna, ma secondo me è meglio bianco, perché di canna c'ha un sapore un po' particolare. Quindi mettiamo due cucchiaioli di zucchero di canna. Poi un uovo. Bisogna separare il bianco dal rosso, ok? Allora, come vedete, il bianco è andato giù, passiamo il rosso così e voilà. Il rosso dove va? Il rosso va in un'altra tazza, ok? Allora l'uovo si butta via, però ovviamente ecco, meglio avere, ecco, mettiamo qui, va? Poi il rosso, dicevamo, va qua in questa tazza, che adesso mannaggia è calda perché l'ho appena lavata e vabbè, non succederà niente. Poi altro uovo, perché se uno vuole diventare bello rotondo è meglio due uova, ok? Perfetto, quindi il bianco lì dentro e noi ci mettiamo il rosso qua. Il rosso ce lo va qua, perfetto. Qui ci abbiamo il bianco con lo zucchero. Poi mi lavo le mani, dopodiché accendiamo la luce che non si vede un cazzo e frulliamo il tutto con questo, che se vivete in UK costa una cazzata, se vivete in Italia non lo so. Mia nonna faceva con la forchetta, però io non so bravo come mia nonna, non sono mai riuscito con la forchetta. Invece siamo, c'era una regola che diceva: se non casca è pronta. La mia scivola, però non so se, boh, non so che, per me è pronta. Sapete, non si può fa più di tanto perché dopo si disfa e noi non vogliamo quello, ok? Poi siamo a questo punto, speriamo che non caschi, il tutto. Aggiungiamo un po' di zucchero qua, perché se poi sa troppo di uovo fa schifo. A questo punto, allora io non ho mai fatto montare il rosso e il rosso per me non monta. Allora io non lavo qui, anche se c'è un po' di bianco non me ne frega. E io più del cuscino non gli voglio dare, capito? Ok? Allora, qui staccammo perché sennò colla l'uovo dappertutto. Miau. E voilà. Dopodiché si prende quello lì, chiaio, la chiara si mette qua, che come vedete è montata molto bene, ok? E voilà, non si può frullarli tutti e due insieme, ok? Penso. Dopodiché questo si gira così. E voilà, e questo è l'uovo sbattuto. In cucina, aspetta, prima di salutarci lo assaggiamo. È buono. Ok, ciao ragazzi.